la Valpigal torna a casa dopo 5 settimane di assenza. Davanti a 450 spettatori, indossata la livrea nero-verde, i torresi affrontano i Gladiatori di Aosta, formazione quarta in classifica, ma da non sottovalutare. Assenza di rilievo tra gli uomini di casa, Bertini, Michelin e Salomon, sono infatti in prestito al Como, impegnato a Caldaro, quindi la retroguardia è ridotta a 3 soli elementi. Anche i valdostani sono a ranghi ridotti, ma presentano il lusernese Christian Malang nella Valais per motivi di studio. L'avvio è una doccia gelata, De Zoppis, uno degli ex della serata, porta avanti il disco, i difensori gli sbarrano la strada, ma l'intervento di Armand Pilon non è perfetto come suo solito, e Cosentino può appoggiare in rete. L'Aosta è in vantaggio al secondo minuto. La Valpigal prova a fare il suo gioco, ma si vede subito che Luca Baraldi, il portiere avversario, è in serata di grazia, ecco un spettacolare intervento su Pozzi e Gardiol. Per scardinare la difesa aostana, molto chiusa e accorta, Migliotti prova il tiro dalla media distanza. L'intervento di spalla di Baraldi è decisivo. La prima penalità di serata è combinata dalla coppia arbitrale a Pietro Canale, che ferma in modo irregolare una ripartenza dei Gladiators. Con l'uomo in meno, la Valpigal, sino a quel momento un po' troppo evanescente, concentra gli sforzi. Si ricompone temporaneamente la coppia Silvia Pozzi, che fa tornare alla mente la Serie A. Sono proprio loro che in collaborazione con Penna confezionano la rete del pareggio. Il divario tecnico tra le due squadre è indiscutibile. Sprazzi la Valpigal confeziona scambi fitti ed efficaci, ma manca sempre la precisione sottoporta, come in questo caso con Cordin. Perfino in una situazione di 3 contro 1, l'unico difensore valdostano riesce a rendere difficile la conclusione a Gardiol. In pista e sugli spalti comincia a serpeggiare un pochino il nervosismo. Baraldi rende facili anche le cose più difficili. Su azione di power play, la conclusione di Moreno Rosso è secca e precisa, ma la pinzata del portiere è disarmante. Nessuna delle tre linee d'attacco riesce a esprimere il suo gioco migliore. Qui ci provano i giovani con un assist di Penna per Migliotti. Niente da fare. La difesa aostana sporca ogni disco, quando a fatica i torresi mettono l'uomo solo davanti a Baraldi, in questo caso Silvia Rocca, il portiere esprime tutta la sua bravura. Il primo tempo si conclude sull'1-1, nonostante i tiri siano stati 36 contro 5. La frazione centrale comincia sulla falsariga di quella precedente. Dominio territoriale netto da parte della Valpigal, difesa strenua ma ordinata degli ospiti. Ci vuole un'invenzione di Marco Pozzi per portare finalmente in vantaggio la squadra di casa. Il suo tiro morbido si insacca sotto la traversa. Bel gol. Da dietro la porta si può apprezzare al meglio la precisione della conclusione del numero 5. Il vantaggio sembra galvanizzare i neroverdi, anche perché poco dopo il punteggio si dilata per merito di Martino Duran Varese. La conclusione della blu sorprende il portiere. Decisivo, e lo si vede da questa inquadratura, il vero di Paolo Gardiol, che toglie la visuale a Baraldi. È lo stesso Gardiol ad avere l'opportunità di portare a 4 le marcature, ma Baraldi gli chiude lo specchio della porta uscendo a valanga. Una transizione ispirata da Silva riporta la minaccia nel terzo difensivo valdostano. Il disco viene lavorato con abilità, cercando il pertugio giusto per il passaggio da dietro porta a smarcare l'attaccante. Il numero 67 alla fine ispira il tiro Nicolo Rocca, eccolo qui, e però scheggia il palo. Pietro Canale, uno che non si tira mai indietro quando c'è da lottare, cerca spazio girando la gabbia. Il cambio repentino di direzione disorienta i difensori e consente un buon passaggio per Gardiol. La conclusione è buona, ma fece sulla traversa. L'azione però non è finita, Pozzi spara fuori, poi Gardiol va a disturbare i difensori, riconquista il disco e lo serve a Canale, col numero 7 che libera con il suo passaggio Pozzi, che supera Baraldi, firmando la sua personalissima tripletta. Il 4-1 sembra chiudere definitivamente la gara e molti si aspettano ora il crollo degli avversari, la solita vittoria larghissima della Valpigal. L'Aosta sostituisce Luca Baraldi, fino a quel momento comunque ineccepibile, con André Di Chardas.
Il secondo portiere Valdostano entra a freddo e quindi non è facile opporsi subito alla grande, e quindi subisce la quinta rete della Valpigl con Gardiol, che finalizza il lavoro dei compagni di linea Canale e Pozzi. Risultanza 5-1. Rivediamo quando i torresi giocano come sanno, non ce n'è per nessuno. Tanti passaggi e tocco decisivo. Sul 5-1 però la squadra si deconcentra, perfino Silva, che è arretrato in difesa, perde un disco sanguinoso sulla blu e consente a Christian Malan, proprio lui, di perforare a Mampilon con un tiro incrociato. Il secondo tempo si chiude dunque sul 5-2. La terza frazione mette ulteriormente a nudo le difficoltà della Valpigl nel concretizzare il suo gioco. Le azioni d'attacco finiscono tutte nella ragnatela difensiva disposta dall'allenatore Giovinazzo di fronte alla porta della sua squadra. I gladiators acquisiscono fiducia e provano a mettere la testa fuori dal guscio. Il capitano Michael Lattanzi cerca e trova un buon tiro. Pilon chiude sul suo palo. La sfida tra i due si rinnova pochi minuti dopo. Questa volta il portiere respinge la prima conclusione del numero 19 Valdostano, che però raccoglie il rimbalzo e centra il bersaglio. È il 5-3 che riapre incredibilmente la partita. Silva, allenatore e giocatore, chiama a raccolta i suoi. Un timeout prezioso per cambiare finalmente passo ed evitare il completarsi della rimonta. Non si sentono le grida, ma la tensione non manca. La mossa sembra sortire qualche effetto, il ritmo si alza, le azioni diventano più semplici ed efficaci e Davide Martina, servito da Silva, ha il disco buono per riportare a 3 le reti di vantaggio. Marco Pozzi da dietro porta vede l'inserimento di Migliotti, la staffilata è a colpo sicuro, ma questa volta Ghisciarda si è anche fortunato. A pochi minuti dalla sirena, la Osta ha una doppia opportunità per avvicinarsi ulteriormente. Herman Pilon, che pur non ha vissuto la miglior serata, risponde da campione Lattanzi e Malan. Scampato il pericolo, Martina cede a Cordin l'onere e l'onore di chiudere i conti. È il 58-14 e il punteggio di 6-3 non cambierà più. Le riprese da dietro la porta di Guichard consentono di apprezzare la precisione di Cordin. Il suo tiro va a togliere le ragnatele dal set. L'abbiamo resa difficile noi, errori ovunque, non portiamo a casa nulla di positivo da questa partita. Abbiamo sbagliato completamente l'approccio alla partita, credo che adesso in spogliatoio sia Alex che Fabrizio ci ribalteranno per bene. Sono mancate le gambe, sono mancate le mani, la testa, la tattica. Di questa partita è meglio cancellarla il più in fretta possibile. Nessuna delle linee può essere soddisfatta di una partita del genere. Da questa squadra non è accettabile prendere 3 gol nel nostro girone. Bravi loro, perché hanno sfruttato le occasioni che hanno avuto, e noi niente bene. Si era avuto il sentore già Chiavenn, abbiamo già discusso Chiavenn. A Torino sembrava un po' meglio, probabilmente, però è stato anche un discorso dovuto all'avversario che abbiamo davanti. Stasera la Osta si è presentato con 12-13 giocatori, ma molto compatto, e ha giocato ok, semplice, e noi non siamo stati in grado di reagire al loro modo di giocare semplicissimo. Siamo andati a infilarci in cose complicate, concretezza zero. E è finito il risultato, una vittoria, ma sotto il lato tecnico, a mio parere, una gran sconfitta. È più una questione, anche che sia esclusivamente una questione di testa, perché tecnicamente non si discute, ma è proprio una questione mentale, sottovalutazione o cos'altro? Gli avversari più difficili per noi siamo noi stessi. Siamo troppo poco cattivi. Giochiamo con sufficienza.
ci sentiamo più di quello che siamo. Purtroppo stiamo giocando così e non siamo nulla, lo stiamo dimostrando. Non siamo nulla. Bisogna ritornare con i piedi per terra, ritornare o diventare una squadra e farsi il culo, permettimi, durante gli allenamenti e venire a dimostrare durante le partite. Lorenzo Olivo, che è qui questa sera come dirigente dell'Aosta, che sì, può dirsi soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi. È vero, stasera veramente soddisfatto, specialmente dei due portieri, che avranno preso almeno 60 tiri e anche di qualità, perché certi giocatori, Silva, Pozzi, Canale, questi tirano, non scherzano. Sono soddisfatto, perché pensavo sinceramente di prendere molto di più. La crescita del movimento ad Aosta prosegue e si spera di crescere come Nord-Ovest. Sì, allora intanto speriamo che la Valpellice vinca il campionato, questo io lo spero con tutto il cuore. E poi come settore giovanile siamo messi veramente bene, Daniele, sì, abbiamo 180 bambini e speriamo in un futuro di avere anche noi, di riuscire a vincere la C e avere una squadra nella serie superiore. Anche l'arbitraggio dalla Serie A alla Division 1, così come per i giocatori che sono abituati a altri livelli, cambia, e poi siete in due. Sì. Come riuscite a gestire la partita? Questa sera è andata bene, perché i giocatori hanno pensato a giocare. Il problema della terza divisione, diciamo, è che c'è troppo divario di capacità di pattinaggio e di gioco tra un giocatore e altri. Quindi a volte succede che magari il giovane o anche il meno bravo fa una carica e cade, però carica con magari bastone alto, viene penalizzato, non riescono a capirlo, perché tipo il Silva, con lì buttarlo in terra, va fuori, va per terra l'altro. E quindi è difficile valutare certi falli. A volte loro usano la spalla e l'avversario cade, sembra che sia fallo, invece non è difficile. E in quel caso di cosa? Applichi il regolamento alla lettera oppure vai anche di buon senso? Di buon senso, qui conta molto molto il buon senso, perché se si applica il regolamento non si gioca più.